Siamo in frequenza con Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ciao Beppe, ben trovato. Un saluto a tutti voi. E Oggi vogliamo parlare della Stracuni. quest'anno è andata bene perché grazie alla vostra radio che ci reclamizzava tutti i nostri punti vendita, siamo di nuovo arrivati primi, era un paio d'anni che non riuscivamo più, per pochi pettorali come si suol dire, siamo arrivati a 2050, se non erro è la 17ª volta che arriviamo primi e sai o 7 volte siamo arrivati secondo, comunque sempre sul podio. Allora, questa è una cosa molto importante, il patron Sergio Costamagna aveva avuto questo intuito di cercare di ridare a chi raccoglie le iscrizioni di nuovo la stessa cifra, e questa ovviamente è stato un terno al lotto, come si suol dire, perché oltre ai gruppi sportivi sono venute avanti anche le scuole, e difatti quest'anno si è arrivati a 21.000, per cui è veramente un record. I dindini, come si suol dire, li hanno dati giovedì sera, ed è un bel gruzzoletto che no, noi come Roata divideremo con altri gruppi sportivi che fanno con noi, come scuole, come pure farà Cavaliese, che hanno anche loro. Non è che anche loro raccolgono 2.000 e più iscritti, così ci si mette assieme e così via, per essere in tanti, per cui un bel contributo che supera i 10.000 euro, come dicevo, che verrà diviso con gli altri in base agli iscritti, e questo diventa un bellissimo, un grande sponsor per Atletica Roata Chiusani. Beppe, un commento sulla giornata. Cosa vi ha lasciato ed è stata una bella giornata? Sì, è stata una bella giornata, è caduta qualche goccia un attimo prima di iniziare e poi hanno corso tutti all'asciutto, non faceva freddo ma neanche caldo ovviamente, è sempre molto emozionante perché vedi un serpentone che passa per Cuneo, insomma 20-21 mila corridori, camminatori, è sempre una cosa che bisogna vederla, è difficile da spiegare a parole perché io mi emoziono sempre, anche quest'anno, anche se non sono più nel comitato organizzatore, mi hanno chiesto se si dà una mano a stare davanti con la macchina, aprire tutto il cordone, è veramente una cosa emozionante, intanto mi alzavo di fianco alla macchina per vedere, è una cosa, uno spettacolo, veramente un grande spettacolo che se pensiamo che Cuneo, cosa ha Cuneo, 60.000 abitanti e riusciamo a portare 20-21.000 iscritti in confronto a Milano che dicono 50.000, ma Milano non c'è paragone, insomma è veramente penso un record proprio anche in questo campo come iscritti per una manifestazione non competitiva. Beppe, avete ancora qualche manifestazione in programma con i ragazzi? Ma adesso in pratica in questo periodo no, la pista si è già fermata il mese scorso, c'è qualche campestre, sabato c'è qua a Cuneo una campestre per i giovanissimi, tanto per intenderci per i ragazzini delle scuole elementari. Più avanti, il 24, ci sarà ancora l'Armata di Torino, dove ne abbiamo qualcheduno, ma la maggior parte dei ragazzi pensa già al prossimo anno, inizia a prepararsi per le campestre, e in particolare si sta già lavorando come segreteria, come società, per la festa di fine anno che sarà sabato 30 di questo mese al Picchio Rosso, e ci sarà veramente da festeggiare tanti tanti grandi risultati dei nostri ragazzi. Io come sempre ti ringrazio Beppe per essere stato con noi ed aver condiviso con noi le emozioni della Stracuni. Un grazie e un saluto a tutti voi.